È sempre più caldo l'asse Avellino-Genoa. Arriva Marcos Curado, difensore argentino, la sua prima esperienza lontano dal suo paese. Sì, è un giocatore che secondo me può fare bene. Ha giocato nella linea 3, centrodestra, e ha dimostrato insomma il suo valore collezionando quasi 80 partite nella Serie A argentina. Quindi sicuramente non ha paura di ambienti caldi, e mi auguro che possa insomma essere un tassello importante che completa insieme a Ngavo e Migliorini l'asset dei difensori a disposizione del mister Marcolini. Ora sappiamo che era il mister X di cui aveva parlato Taccone, che però aveva fatto riferimento a un giocatore sinistro, invece sappiamo che Curado calcia di destro. Curado arriva in prestito, come in prestito arriverà un altro giocatore via Genoa, Valietti. Sì, sta firmando, è normale che c'è da ringraziare il presidente Preziosi, la famiglia Preziosi, che comunque hanno dimostrato di avere molta riconoscenza nei nostri confronti. E con i fatti insomma stanno dimostrando il loro attaccamento ad Avellino, alla città di Avellino. Non per niente sono una famiglia insomma erpina, quindi ci fa piacere aver stabilito questo asset con loro, e quindi li ringraziamo come già fatto il presidente Taccone. Detto questo, sarà il campo a dire se la scelta è stata positiva. Penso che sia stata positiva. Il discorso del nome segreto non era per giocare, era perché comunque c'erano delle dinamiche tra Genoa e questa società argentina, e quindi per rispetto più per il Genoa che per noi l'abbiamo tenuto nascosto. Wilmots potrebbe rientrare in questa operazione oppure c'è ancora la trattativa in atto con il Frosinone? Wilmots è un'operazione svincolata da questa, assolutamente, è un'operazione che eventualmente si vedrà. E al 99% il ragazzo rimane ad Avellino, quindi giocherà con noi quest'anno, e poi nel corso dei prossimi giorni sapremo la sua destinazione futura. Ma penso che il campionato prossimo Wilmots lo disputerà con noi. Finora tanti profili giovani, tutti da scoprire, vedremo poi il campo cosa dirà. A proposito di giovani, si parla tanto anche di Buongiorno dal Torino. Sì, Buongiorno è un altro giocatore che siamo a buon punto, un piede sinistro, sempre una difesa 3. Insomma, potrebbe essere quel calciatore che completa la difesa. Diciamo che sulla carta è una squadra non proprio giovane, perché comunque confermando Ngavo, Migliorini, confermando Falasco, confermando Di Tacchio, Derisio, D'Angelo, Castaldo, Ardemagni, cioè eventualmente può essere Cavaia, lo stesso Curado, però comunque un giocatore che fa 80 partite in Argentina qualcosa di buono ce l'ha. Quindi penso che ad oggi si è costruita una squadra giusta, naturalmente il campo a dirlo. Noi siamo persone intelligenti e ci renderemo conto, non certo con la Roma, ma sicuramente con altre amichevole, se c'è da fare qualche innesto lo faremo. Naturalmente in attacco dobbiamo aspettare l'evoluzione, anticipo la tua domanda, di mercato, e potrebbe privarci di qualche giocatore che andremo eventualmente a sostituire. Giocatore Ardemagni. Potrebbe essere Ardemagni, potrebbe essere Bidaui. Ad oggi, credimi, non c'è nulla, partiremo in ritiro così e il mister valuterà con calma insomma gli accorgimenti da fare. Se dovesse andare via Ardemagni, si parla con insistenza di Guerra, un profilo che piace tanto alla dirigenza bianconera. Un ragazzo che piace, una classica seconda punta, fatto bene. Poi naturalmente abbiamo fatto una sorta di sondaggio, naturalmente bisogna poi valutare altri discorsi con la società che detiene il cartellino, però è un profilo insomma da attenzionare, perché è la classica seconda punta che potrebbe fare a caso nostro. Per partire il raduno, nella lista dei convocati ci sono anche alcuni giocatori che dovrebbero poi trovare sistemazione, il caso di Paghera e Moretti, due giocatori che però finora non hanno grande mercato, anzi forse non hanno richiesto ufficiale. Sì, diciamo, Moretti e Paghera ad oggi sono giocatori dell'Avellino e quindi hanno diritti e doveri, partiranno con noi e noi saremo a disposizione del mister. Il consiglio che ho dato in maniera molto sommessa, in maniera umile, a Marcolini è di valutare tutti con la massima tranquillità, come fosse il primo giorno di scuola. Quindi si parte da zero, e molto spesso lo dicevano grandi direttori sportivi, i migliori acquisti sono quelli a volte che hai in casa, quindi può darsi che noi non mettiamo limiti a niente. Il mister è a disposizione e valuterà con calma tutti i giocatori della rosa, altrimenti è naturale che in campo vanno 11 e gli altri in panchina, e chi non rientra nel progetto tecnico, per il bene loro cercheremo di trovargli una sistemazione. Stai valutando anche le condizioni di Lasic, la Verona resterà oppure andrà via? No, la Verona ad oggi è dell'Avellino, Lasic invece è una questione legata all'aspetto medico, e quindi valuteremo insomma la condizione atletica del ragazzo con calma, perché poi sono scelte abbastanza difficili da assumere. Ma ad oggi aspettiamo dei referti medici, perché l'infortunio è stato molto grave. Infine ci spostiamo tra i pali, questa mattina visite mediche a Villa Stuart per Di Gregorio. Per Lanni e Lassi dobbiamo aspettare soltanto la firma. Sì, un po' la situazione si sta un po' ingarbugliando, quindi
e noi non lo solassi per l'anno, invece è una questione legata a Lezzerini, l'uscita di Lezzerini penso potrebbe essere una squadra di B. Venezia? Potrebbe, porta all'ingresso di Lanni. Con Lanni abbiamo l'accordo col procuratore, l'accordo col calciatore, la voglia del calciatore di venire ad Avellino, c'è soltanto una questione di natura numerica, dobbiamo far uscire economica Lezzerini e prendere Lanni. Penso nel giro di 24 ore potrebbe sbloccarsi la situazione.